Vediamo un po' se trovo la possibilità di fare un Evideon. Allora, ovviamente con la mia mano tremula, e ovviamente c'è l'asse dello spazio, l'asse del tempo e l'asse dell'energia. Questa è una visione irriducibile, comoda. Per identificare per esempio il fotone, l'antifotone, ma per verificare anche come è fatto l'universo. Allora, qui, in questo disegnino qui, ogni tanto compaiono dei numeri. Per esempio, compare aspetta che lo segno, il 396, qui sotto c'è al posto qui 417, 528, 6, 3, 9, 7, 4, 1, qui c'è l'8, 5, 2 e se volessimo continuare, qua sopra ci sarebbe il 9, 6, 3, il 9, 6, 3 e andando avanti si scopre sempre con questo trucco che è un algoritmo che possiamo scrivere sei tipologie di Evideon differenti. Noi abbiamo questi cavolo di numeri, perché sono questi e da dove vengono? Allora, sono questi perché l'algoritmo di cui io mi sono accorto è il seguente, vedete 396 è questo qua, il numero che viene dopo è 417, cioè il 4 è il 3 più 1, l'1 è il 9 più 1 che non è lo 0, perché qui ci si rende subito conto che lo 0 non c'è. Che strano, proprio come gli antichi che dicevano che lo zero, siccome rappresenta il nulla, non deve avere un segno, perché il nulla non ha segni. E in questo strano modello lo zero non esiste. E al posto del 6 ci sarà il 7, quindi il 417 poi, quando si trasforma nel 528, è perché il 4 più 1 fa 5, 1 più 1 fa 2, 7 più 1 fa 8 e così via. E tutte le volte che ci compare un 9, per esempio 6, 3, 9, dopo, scusate, qui sopra, è 7, 4, 1, perché il 9, lo 0 non ce l'ha, si va subito all'1. Da dove nascono questi numeri? Nascono da una ipnosi fatta via Skype con una signora di Torino che aveva dei fenomeni di alloglossia e di xenoglossia che parlava in arabo antico. A un certo punto, questa donna che voleva uscire dal suo problema, che era già stata utilizzata dal Vaticano come esorcista all'interno del Vaticano, ma non si doveva sapere in giro, alcuni addotti vengono utilizzati dal Vaticano per queste problematiche, durante una ipnosi la voce dell'alieno viene fuori, che probabilmente era il Lux, probabilmente è, dice: io lo so. Che cosa vuoi te? Perché quello era un momento in cui io stavo studiando le frequenze e cominciavo a capire che c'era qualcosa nelle frequenze che andava studiato. Te vuoi sapere le frequenze dell'universo? E mi comincia a dire questi numeri. E io me li segno. Mentre li segno, poi questa qui. È successo che io ho smesso di fare le ipnosi perché ho avuto dei problemi alla vista, mi sono ciecato e questa qui, mezza parlando arabo, mezza parlando la lingua italiana, mi scrisse: finalmente noi abbiamo vinto, te ti sei ciecato perché così finalmente ci lascerai in pace, perché il Signore ti ha punito, perché noi siamo buoni e te sei cattivo. Tutta questa cosa qui tremenda. Io vado a vedere questi, già avevo le palle girate perché non posso immaginare, e noto che uno di questi numeri non seguiva l'algoritmo. Il 417 non c'era, c'era l'147. Che cosa avrà voluto dire? Si era sbagliato l'alieno? Perché mi ha voluto dare una realtà quasi uguale a quella vera, ma ovviamente perché sia credibile c'era un errore di fondo. Vado a fare letteratura e scopro che sostanzialmente questa serie di numeri era già stata tirata fuori in letteratura da un
pseudoveggente americano che di notte si era sognato questi numeri e l'aveva pubblicati su un su internet sostanzialmente, no? Dopo qualche tempo che lui pubblica questi numeri qua, in America nasce tutta una serie di movimenti del cavolo che prendono questi numeri e dicono: questi numeri sono numeri che rappresentano frequenze sonore e sono i numeri che rappresentano il Do, il Re, il Mi, il La, il Sol, tutte le sette note fondamentali, che una volta erano infatti sei, perché il Si nella prima stesura musicale europea non esisteva. Quindi c'erano solo sei note e questi erano sei numeri. E comincia una speculazione allucinante sul dire: la musica a 6-3-9, a 3-9-6 serve per curare i calli. E allora tutti quelli che avevano i calli a sentì sta musica dalla mattina alla sera per curarsi i calli. E così è nata questo aspetto della New Age. Io mi rendo conto che invece dietro questi numeri c'è un significato più profondo, c'è un algoritmo preciso. E ci sono delle cose molto strane, molto particolari. Innanzitutto, questi potevano essere degli oggetti, perché guardo e vedo che il 396 sta sopra e sotto ci sono gli stessi numeri, però un po' capovolti, 639. E allora dico: guarda, se questi numeri sono in realtà tre vettori, il vettore 6, il vettore 3 e il vettore 9, che sono collocati tra di loro nella direzione 6, nella direzione 3 e nella direzione 9, questo vuol dire che il vettore somma del 6, 3, 9 viene fuori con un centro di inversione rispetto al vettore 3, 9, 6, cioè è grosso modo, diciamolo così, un piano di simmetria. Questi due numeri si specchiano tra di loro. Il 396 è lo specchio del 639. E così il 528 con l'852, il 417 col 741. Allora vado e comincio a cercare dentro questa realtà delle ipotesi numeriche dove i numeri non erano altro che oggetti geometrici, dove rappresentassero delle freccettine, che sono sostanzialmente dei vettori. È nato tutto da lì. Questo è l'aspetto fondamentale. Però mi rendo conto di una cosa. Mi rendo conto che questa poteva essere la rappresentazione dello spazio, del tempo e dell'energia. Perché mi rendo conto di questo? Perché quando io faccio la lunghezza di questi assi, mi rendo subito conto che questo asse qui e questo asse qui hanno la stessa lunghezza, che non è quella di questo asse qua. Che strano! Allora mi può venire in mente che in questa visione delle cose, se questo fosse lo spazio, questo sarebbe il tempo, perché lo spazio-tempo, facciamo finta che sia un piano, devono avere la stessa omogeneità dimensionale, mentre l'energia evidentemente fa quello che gli pare, ma per quale motivo? Perché non esiste a tutt'oggi una scienza che unifichi i campi. Lo spazio-tempo, che poi è la rappresentazione del campo elettromagnetico, è una cosa. L'energia, che poi è la rappresentazione della gravitazione, è un'altra cosa. Lo spazio sta nei confronti del tempo come il campo elettrico sta nei confronti del campo magnetico. Variazioni di spazio producono tempo, variazioni di tempo producono spazio, ma non esiste una teoria della gravitazione che possa agganciarsi con campo elettromagnetico. Gravitazione e campo elettromagnetico sono due cose completamente diverse. La differenza di lunghezza è una differenza strana. Perché? Perché l'asse della energia è lungo 243 unità. L'asse dello spazio, che poi è anche l'asse del tempo, è lungo 162 per 2, cioè
162 per 2, 4, 2, 3, 3, 2, 4. No, 4-3, no. Non è 3, 2, 4? Sì, vai vino. 162, 162 per 2 fa 3, 2, 4. Vedi, 3, 2, 4 e faccio un'altra osservazione. 3, 2, 4 sono gli stessi numeri di 4, 2, 3, che guarda caso sono gli stessi numeri della famosa 432, cioè sono sempre i numeri 4, 2, 3, 3, 2, 4. Anche nella piramide, nei calcoli della piramide, veniva fuori questo 4, 3, 2. Che strano, perché questi numeri erano sempre irripetibili? Ci deve per forza essere un contenuto geometrico dietro queste cose qua. E mi rendo conto di un'altra cosa, che questo oggetto, come l'ho disegnato io, ora ve lo cancello, ve lo cancello così, cancelliamo anche questo. Questo oggetto qua ha una caratteristica. Lo disegno così. Non ha un piano di simmetria. Perché? Perché se qui c'è il 3, 9, 6 e qui c'è il 6, 3, 9, qui questo piano che io ora disegno, che è il piano dello spazio-tempo, questo qui non è un piano di simmetria, perché il 396 non è il 639. Allora ci deve essere una cosa che è uguale a questa cosa qui, ma che è la sua immagine speculare. Perché? Questa è una cosa che è difficile da capire anche agli studenti quando si faceva stereochimica. Le cose, ora ve lo elimino. Quando io ho un piano di simmetria, che è un piano speculare, questo qua, e io ci metto qui il mio fotone, che è 3, 9, 6, 4, 1, 7, 5, 2, 8, 6, 3, 9, 7, 4, 1 e 8, 5, 2. Da quest'altra parte ci metto la sua immagine speculare, che c'ha qui il 3, 9, 6, qui si specchia il 6, 3, 9, qui c'è l'8, 5, 2, quindi ce lo metto in fronte, 8, 5, 2 qua davanti, qui c'è il 7, 4, 1 e lo metto qua e così via, ok? 4, 1, 7 e voi dovete capire, e 5, 2, 8 che sta dietro, che questi due oggetti, ammettiamo che abbiano dei colori questi numeri, ecco perché hanno dei colori, poi vediamo come abbiamo scelto i colori. Non sono sovrapponibili. Se io li prendo tutti e due e cerco di sovrapporli, mi si sovrappone il piano spazio-temporale, ma non si sovrappongono, per esempio, il 396 con quello di sotto, col 639, non mi si sovrappongono. Questo è quel qualcosa che il chimico conosce perfettamente, cioè l'attività ottica, per esempio, delle molecole otticamente attive. Quando vi hanno insegnato che esistono gli amminoacidi otticamente attivi, vi hanno detto che c'è una molecola che ha un atomo di carbonio legato a quattro cose diverse, a tetraedro. Quindi non c'è un piano di simmetria. E questa molecola, che potrebbe essere un amminoacido, potrebbe essere della serie L o della serie D, della serie R o della serie S, cioè dove rectus e sinister, L e D, levus ed estrus, sono i due modi che purtroppo gli americani, che non conoscono il latino, hanno cercato di utilizzare per dire un certo tipo di queste molecole gira il piano della luce polarizzata verso destra. L'altra molecola, che è la sua immagine speculare, gira il piano della luce polarizzata a sinistra. In tutto quello che ho detto non c'è niente di sbagliato, ma è tutto sbagliato. Perché si viene poi a credere che una molecola completamente asimmetrica abbia questa problematicità, cioè esista in due forme,
una levo gira e l'altra destro gira. Non è così. Le molecole non devono essere totalmente, possono anche essere totalmente asimmetriche, ma basta che abbiano un sacco di elementi di simmetria, ma basta che non abbiano un piano di simmetria. Quindi, nel nostro caso, quello che poi diventerà l'immagine del fotone e dell'antifotone ha degli elementi di simmetria, ma gli manca una cosa che è fondamentale. E nel mito c'è scritto il piano di simmetria. Dia crea l'uomo a sua immagine e somiglianza. Nel mito vuol dire questo. Quindi ci sono due uomini, uno levo giro e l'altro destro giro? Ma la cosa interessante è che se questo è vero ci dovevano essere due fotoni. Perché? Perché il fotone non poteva essere otticamente attivo, perché questo modello qui è la rappresentazione di un fotone, cioè un fotone che si esprime, se io lo devo disegnare, con un asse dello spazio, un asse del tempo e un asse dell'energia, ci sono solo queste tre cose. Ma se io disegno il fotone in questo modo, allora esiste un antifotone, che è l'immagine speculare del fotone che sostanzialmente nessuno vede. E perché nessuno lo vede? Nessuno lo vede perché non ne hai consapevolezza. E noi vediamo solo, perché li andiamo poi a cercare, perché avendone consapevolezza li andiamo a cercare, le troviamo solo se le cerchiamo. La fisica ti dice, no, per carità, il fotone non può avere un'antiparticella. E come mai? Il fotone non può avere un'altra particella perché non ha massa. Siccome non ha massa, non può avere antimassa e quindi non ha né carica né anticarica, perché c'è scritto così. Ma è vero che il fotone non ha massa. Si scopre che ci sono 25 lavori di 25 gruppi di ricerca diversi che hanno calcolato e trovato la massa del fotone, pubblicando in letteratura questa roba. Si vede chiaramente che il fotone ha non solo massa, ma anche campo elettrico, ma anche campo magnetico, solo che nelle condizioni in cui la fisica opera, queste cose non si possono vedere. E tutto l'impianto della fisica è fatto in modo tale da ammazzare tutte quelle ipotesi di lavoro dove compaiono antifotoni. No, non è l'antifotone, perché l'antifotone non c'è, è il fotone che interagisce con se stesso. È il fotone che invece di comportarsi da particella si comporta da onda. Quindi le onde, c'è un'onda positiva e un'onda negativa, quindi se non vedi niente è perché due fotoni, uno l'hai beccato in positivo, l'altro l'hai beccato in negativo, si sono ammazzati tra di loro. Cioè attraverso un processo di dissonanza cognitiva neghi la presenza del fotone. Neghi la presenza del fotone. Se invece io per caso avevo ragione e il fotone esisteva ed esisteva anche l'antifotone, allora questo schemino mi avrebbe dato l'idea di come era fatto l'universo. È da lì che è nata l'idea che l'universo doveva essere duale. Perché studi sul cervello umano mostravano che il pensiero umano era duale. Io se devo decidere tra un maschio una femmina e un'altra femmina, con chi mi accoppierò, scelgo in modo duale. Ma se devo scegliere tra tre femmine, io faccio tre discorsi duali, tra la prima e la seconda, tra la seconda e la terza e tra la prima e la terza. Pensate che a livello di fisica quantistica, nell'esperimento delle due fenditure, il fotone sceglie nello stesso modo. Cioè, nell'equazione finale delle figure di interferenza, si scopre, matematica alla mano, che le figure di interferenza sono date da doppie interferenze tra la prima e la seconda fenditura, tra la seconda e la terza e tra la prima e la terza. Non esiste una interferenza tripla tra la prima, la seconda e la terza. Ma perché? Perché ci sono solo due cose che interferiscono tra di loro. E queste due cose che cosa sono? Il fotone che interagisce con se stesso. Come che interagisce con se stesso? Sì, perché il fotone, te vai a fare i calcoli e ti viene che il fotone ha la possibilità di avere uno spin che è un grado di libertà, lo spin, fate finta che sia una pallina che gira sul suo asse, una pallina che gira o a destra o a sinistra.
in modo speculare, ovviamente. E allora dai calcoli viene fuori che te puoi esprimere il fotone mettendoci nella sua equazione dell'energia un segno più, oppure un fotone mettendoci nella sua equazione dell'energia un segno meno, che è il segno dello spin, più 1 o meno 1. Ecco, in quel contesto la somma di due fotoni beccati in controfase è 0. E c'è scritto che il fotone è l'antiparticella di se stessa, però può interagire il fotone solo con se stesso. Allora, in realtà a me questa cosa non mi tornava. Non solo, ma si vede che tutto l'universo è duale. Una reazione chimica avviene perché due molecole di reagenti interagiscono tra di loro. Non esiste nell'universo una reazione che accade perché un urto sia stato un urto triplo. E voi capite bene perché? Perché la probabilità che tre particelle si, nello stesso istante, si ammazzino tra di loro, si schiodino tra di loro, urtino tra di loro, è praticamente nulla. Invece il fatto che due palline si incontrino tra di loro, c'è la probabilità, c'è. Ma che ci sia una terza pallina che si incontra nello stesso istante in cui si sono incontrate le altre due palline, non esiste. Da un punto di vista biologico si vede che la cellula si divide in due, non si divide in tre. E così si scopre che tutta la matematica che descriveva l'universo è una matematica duale, il più e il meno, il per e il diviso, il logaritmo e la potenza. E vai avanti così, tutto duale. Questo è il motivo fondamentale per cui esiste un maschile e un femminile, esiste due lobi del cervello, uno destro e uno sinistro. Che scopo ha tutto questo discorso? Semplice, il cattolico direbbe l'instaurazione di una istruzione precisa, il libero arbitrio. Perché? Perché se tu vieni in questo pianeta e ti metti su un binario e decidi, perché il Signore te lo fa decidere a te cosa fare, cioè come pigliarla nel culo, se andando avanti o tornando indietro, perché il Signore poi quello, la fine, non te la fa scegliere, la devi pigliare in quel posto, ma puoi scegliere come, davanti o dietro, è proprio così, vedi? Allora, aveva un senso la dualità. È da qui che nasce l'idea che la coscienza doveva fare l'esperienza. E l'esperienza si fa attraverso il fare, non attraverso il, aristotelicamente parlando, scrivere un libro, perché io ho letto 20 libri, dopo aver letto 20 libri io mi faccio la mia idea e scrivo io il mio libro. Galileo non fa così. Galileo dice, questi hanno scritto 20 libri, secondo me le cose non sono così, me lo fai vedere in laboratorio. Cioè è una situazione completamente diversa, è lì che nasce la necessità di fare la sperimentazione, che coscienzialmente parlando vuol dire sottoporsi alla fatica di venire qui e vivere nella dualità, per comprendere che cos'è la dualità. Questo è, nasce da qui la questione, e quindi si doveva ristrutturare tutta la fisica. Per ristrutturare tutta la fisica ovviamente bisognava in qualche modo, ora ve lo faccio vedere in qualche modo se mi riesce, ecco qua, qua, in qualche modo ristrutturare come sono fatti i fotoni, ecco. E allora ci viene in mente l'idea che i fotoni e gli antifotoni erano in relazione tra di loro. Perché? Perché nella teoria dello zero point energy si dice che l'universo non costa nulla, che tutto nasce energeticamente a costo zero, cioè è come se da una parte ti do 100 dollari e dall'altra parte ti tolgo 100 dollari, ti do anti 100 dollari. Penrose cosa dice? Che l'universo è nato dal collasso, dal crash di due buchi neri, no? E in effetti questo nella mappa della CMBR si vede che ci sono due punti esattamente opposti specularmente tra di loro
che hanno quindi un centro di inversione tra di loro. Per chi non lo sapesse, il centro di inversione è una cosa più complessa. Fate finta che sia un piano di simmetria, ma è un operatore geometrico. Bene. E allora l'idea è stata, ma vuoi vedere che questi due posti in realtà sono un posto solo? Cioè è un posto da cui è nato da una parte il fotone e dall'altra parte l'antifotone, come rispettando la simmetria CPT dell'universo, carica, parità e tempo. In questo istante, quindi, l'universo nasce a costo zero, perché tutto ciò che ho investito da una parte, col segno meno, l'ho investito dall'altra. E si scopre che questo è l'unico modo di ammettere che l'universo sia nato attraverso un doppio Big Bang, un Big Bang speculare. È l'unica possibilità che ti fa capire che l'universo non ha distrutto la simmetria e che non si distrugge mai la simmetria dell'universo, perché tutto quello che accade a destra contemporaneamente accade a sinistra in modo speculare. Se questo è vero, ci devono essere le informazioni di questo nella struttura dei fotoni, e io impongo al fotone di fare quello che la fisica dice di come è fatto lo spazio e il tempo. È fisso, è bloccato, non c'è nessun allargamento dello spazio-tempo. Questo dice la teoria moderna sull'universo olografico. E perché l'universo deve essere olografico? Perché il fotone è luce, quindi l'unica cosa a cui può dare il via è una immagine, un ologramma. E questo lo ritrovi nel mito. La Trimurti, cioè Shiva, Vishnu e Brahma, che sono la rappresentazione iconografica del femminile, del maschile e dell'androgeno, del buono, del cattivo e di quello che non gliene frega niente, del lobo destro e del lobo sinistro e del corpo calloso e così via, delle tre possibilità di esistenza dell'universo, spazio, tempo ed energia, dei tre monti, che sono i tre mondi a cui Jung nel suo libro sugli i mandala si riferisce, sono la realtà delle le tre radici dell'albero della vita Opi, cioè voglio dire, sono sempre tre queste manifestazioni. Trimurti vuol dire tripla immagine. Vuoi vedere che gli antichi induisti, non sapendo una mazza, sapevano, perché l'avevano dentro di loro inconsapevolmente, che la realtà dei fatti era questa qua? E allora quello che ne viene fuori è una cosa incredibile. Ecco, mi chiedo io, perché gli assi non sono tutti uguali e c'è un asse dell'energia che è diverso, pur mantenendo i numeri 2, 4, 3, cioè la stessa simmetria del numero. Perché se il fotone oscillasse velocissimamente, tu così, a una velocità elevatissima, te non vedresti niente, te vedresti solo il fotone che è la somma di due formule limiti di risonanza, come per chi ha studiato un po' di chimica il benzene, che Hulé, che di notte si immagina il benzene come questo dito che si muove velocissimamente, tu, te vedi questo e questo, ma in realtà queste sono le due strutture limiti di risonanza. Quello che vedi è qualcosa di complicato che occupa tutto lo spazio. Nasce così l'idea del librido di risonanza. In chimica, il chimico aveva fatto qualcosa che il fisico scopre con noi anni dopo. Anche il fotone fa la stessa cosa. E per farlo capire io uso i colori della quantocromodinamica. Perché mi rendo conto che i colori della quantocromodinamica sono nati per una esigenza che chi l'ha inventata, la quantocromodinamica, non si è reso conto che l'esigenza era quella di creare l'antifotone. E ora lo vediamo. Allora, i colori sono i tre colori RGB, rosso, blu e verde, e gli anticolori che sono il ciano, il giallo e il magenta. Quindi si mette ai numeri che avevamo scritto, 396, 417, 528, eccetera, eccetera, i colori che hanno le frequenze simili a quelle del numero.
e si scopre che mentre sopra in alto nell'asse dell'energia c'è il magenta, di sotto deve venire fuori il verde, che guarda caso sono i colori complementari. Lo spazio, davanti c'è il rosso, dietro c'è il ciano. Il tempo, di qua c'è il blu e di là c'è il giallo, che l'antigiallo è il blu per la quantistica cromodinamica. Benissimo. Benissimo. Vi rendete conto che quando il fotone e l'antifotone, che devono essere sempre creati in coppia, perché quando oscilla uno oscilla anche l'altro e non si distrugge il piano di simmetria CPT, mai... Noi vediamo il fotone e l'antifotone come due fotoni virtuali, cioè che hanno solamente il piano dello spazio-tempo. Avendo il piano dello spazio-tempo, il fotone e l'antifotone sono uguali. Quindi nel vedere i fotoni io vedo anche l'antifotone virtuale, perché in quell'istante non ha la componente dell'energia potenziale, che è quella cosa che direbbe: guarda che io sono un fotone che ho la massa, e l'altro: guarda che io sono un antifotone che ha l'antimassa. In quell'istante io vedo solo il piano spazio-temporale, quindi non si vede nient'altro. Se così fosse, dobbiamo con questa struttura capire come sono fatti i quark, gli antiquark, tutte quelle cose che in qualche modo, e vedere se poi ci torna. Così, per vedere se poi ci torna, andiamo a vedere come sono fatti i leptoni. I leptoni sono sostanzialmente di tre tipi, ce ne sono sei. E hanno delle caratteristiche. Alcuni hanno carica, alcuni pesano di più, altri pesano di meno, hanno uno spin particolare e così via. Quando io guardo i leptoni e dico, per esempio, ci potrebbe essere, questo qui è un neutrino, però potrebbe essere un muone o potrebbe essere un elettrone. Poi ci sono, cioè, ovviamente il neutrino elettrone, il neutrino muone e così via, sono sei. Se questi fossero fatti di un fotone e di un antifotone collegati insieme per colori e anticolori, sostanzialmente vedete, qui c'è un piano di simmetria nel mezzo e poi io ho collegato un fotone con un antifotone qui. Vedete che questi si specchiano insieme e hanno le pallette che sono in alto, sostanzialmente ve lo faccio vedere, questa palletta qui e questa palletta qui e questa palletta qui e questa palletta qui, che si specchiano tra di loro. Mentre non si vede per... beh, non si vede, non c'ho il cursore. Avete quelle in alto e quelle in basso, cioè quelle in orizzontale, quelle in verticale, quelle non in orizzontale, ecco, quelle in verticale, hanno lo stesso colore, cioè il magenta si specchia col magenta, a destra e a sinistra, e il verde si specchia col verde, mentre questa cosa non succede con gli altri colori. Quindi, in qualche modo, questo poteva essere la rappresentazione di un grado di libertà. Vedete la freccia come fa? Così. Quando queste due cose si allontanano tra di loro, succede che io potrei ottenere più un mezzo o meno un mezzo contando il numero totale di pallette e dicendo e guardando quante pallette con il colore si sovrappongono, si specchiano. E quindi si scopre che su quattro pallette solo due se ne specchiano. 2 diviso 4 fa un mezzo. E quindi se vedo l'atto di libertà, il movimento o in apertura o in chiusura, avrò più o meno un mezzo, che i cui segni sono una convenzione. Ah, dico, guarda che strano. E allora si potrebbe fare anche magari con la carica. La carica, sempre prendiamo un fotone e un antifotone, li colleghiamo insieme. In questo caso i due fotoni poi vedrete che danno, sono un neutrino. Ho messo l'esempio del neutrino perché poi qui entra Majorana a gamba tesa.
Questa volta il grado di libertà non è un grado di libertà di allungamento, di stretching, ma è di scissoring, cioè un piegamento verso l'alto. Allora, quando uno va a fare le varie operazioni, può vedere che c'è un solo grado di libertà, cioè questo si può piegare o così o così, c'è cioè una sola possibilità. No, è fotone antifotone. Fotone antifotone si spiega anche così, quindi. Per la pallina verde è quella, diciamo, Perché? Perché in alto c'è sempre il magenta nel fotone antifotone. E non si possono, si respingerebbero, no? Sì, ovviamente si respingono, però c'è un'operazione di come si chiama? No, certo che non si agganciano tra di loro, su questo non c'è ombra di dubbio, questo ci arriviamo fra un attimo, perfetto, perché si respingerebbero, però c'è un movimento, un grado di libertà di questo tipo, questo grado di libertà quindi è un grado di libertà, quindi è uno per convenzione. Vediamo se... Quindi la carica è uno, quindi il segno più e il segno meno è una pura convenzione, ovviamente, perché ecco, è la... Che l'elettrone sia caricato negativamente è una convenzione che abbiamo deciso noi. Ok? Lo spin del quark. Il quark che cosa sarebbe? Il quark è un fotone attaccato a un antifotone attaccato a un fotone. In questo contesto c'è sempre, come vedete, un piano, vi faccio vedere, un piano di simmetria, che è quello nel mezzo, e ci sono questi colori. Vedete che fotone, antifotone, fotone ha una caratteristica fondamentale: in alto, sopra, ci sono sempre gli stessi colori e sotto ci sono sempre gli stessi colori. Quindi quello che succede è che da un punto di vista di spin il quark è esattamente uguale al fotone, perché non c'è nessuna, al leptone, perché non c'è nessuna differenza. E quindi, guarda caso, anche i quark hanno spin o più un mezzo o meno un mezzo. Andiamo a vedere la carica. La carica qui ha due possibilità, perché se voi guardate la carica, la cosa che mi impressionò è di comprendere che la carica del quark poteva essere o più tre mezzi o meno un mezzo. Cosa voleva dire? Che su tre unità, due facevano una cosa e una faceva un'altra cosa. E qui si vede che le due unità fotoniche, quando vanno in su, l'unità antifotonica che sta nel mezzo va in giù. Allora guarda, e l'antiquark come era fatto? L'antiquark aveva meno due terzi o più un terzo. Meno due terzi perché l'antiquark, se il quark gli hai dato la possibilità di essere positivo, l'antiquark deve avere per simmetria il segno meno. Porca puttana! Allora, il gluone com'era fatto? Ora vediamo che il gluone ha una caratteristica fondamentale. Il gluone è la presenza di due fotoni, quindi non di un fotone e di un antifotone, di due fotoni attaccati insieme. E in quel contesto succede quello che dice lui, cioè si aggancia anche di sopra. Ok? Bene. Ma quando questo è agganciato così, andiamo a vedere che cosa succede della carica, per esempio, e si scopre che il sistema è vincolato, è bloccato, non c'è innanzitutto nessun colore su tre colori, non c'è nessun colore che sia dall'altra parte specularizzato, quindi zero colori, carica zero, e c'è solo un grado di libertà, che in realtà non c'è, perché sostanzialmente è tutto vincolato a essere uno, cioè una sola possibilità, perché è tutto agganciato insieme. E guarda caso, non solo questo era quello che si vedeva, che dicevano abbiamo calcolato questo, e questo si poteva trovare anche con le pallette colorate allora, ma c'è un altro aspetto fondamentale, che se è vero che i gluoni avevano una interazione a 3, quanti erano i gluoni? Perché con queste interazioni noi sappiamo che i leptoni sono 6 e gli antileptoni sono 6, anche gli antileptoni. Noi sappiamo che il quark sono 6 perché hanno la stessa geometria, non ci sono altre possibilità di mettere i colori a 2. E sappiamo che i gluoni sono 8. Per calcolare
che i gluoni sono 8, la fisica cromodinamica fa dei calcoli che sono allucinanti e alla fine gliene vengono 9. E fanno un conto mostruoso per dire, ma effettivamente uno l'abbiamo contato 2 volte. Noi in un 400esimo di secondo sappiamo che i gluoni sono 8, perché ci sono solo 8 ottanti e possono essere a 3 agganciati solamente 8 possibilità. Ma non solo, ma il gluone, se si apre così, perché il gluone sostanzialmente non ha colore, non ha carica colore, come dice la quanto cromodinamica, non gli viene affidato un colore che rappresenta la sua geometria, perché il colore è solo geometria. Il gluone può cambiare colore, perché se per esempio questo colore qui è il rosso, si apre e si richiude sotto a cerniera e diventa l'antirosso. E così può il gluone dal colore magenta diventare l'antimagenta, il verde l'antiverde, il giallo l'antigiallo, che poi sarebbe il blu. E questo è proprio quello che un oggetto del genere sa fare. Per spiegare questo a un bambino di prima elementare, con le pallette colorate ci vogliono 5 minuti. Le connessioni possono essere al massimo 3 o possono essere anche più 4? No, possono essere al massimo 3. Da 1 a 3. E se degli assi? No, perché il colore è simmetria e quindi l'asse e l'altro, sì, ovviamente gli assi devono essere di lunghezza paragonabile. Allora, questo che cosa vuol dire? Che gli spazi-tempi possono essere agganciati così, così, così e così. 4 possibilità, di cui 2 rappresentano un certo tipo di materia, gli altri 2 di antimateria, sono i corrispondenti, perché viene fuori l'immagine speculare. Se io attacco un fotone e un antifotone così, o se attacco un antifotone e un fotone così, viene fuori l'antiparticella, l'antigluone, l'antileptone. Benissimo. E fin qua ci siamo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che, per esempio, noi potevamo vedere come era fatto un bosone di Higgs. Ma esiste il bosone di Higgs? Risposta: no. Perché? Perché non c'è più posto geometricamente per un oggetto diverso. O ti attacchi palletta colorata contro palletta anticolorata, o 2 pallette, come dire in chimica, legame semplice, legame doppio, legame triplo. Non cambia niente. Non esiste un legame quadruplo che fa agganciare 2 atomi di carbonio tra di loro. Perché la geometria degli orbitali molecolari è impossibile. Proprio perché noi abbiamo una geometria che abbiamo scelto a 90 gradi. Allora, quello che accade con il bosone di Higgs potrebbe essere questo. Noi abbiamo all'inizio un gluone ed un antigluone, perché ovviamente dal mio punto di vista esistono gli antigluoni, che sono fatti di 2 antifotoni collegati a 3 tra di loro. Si possono vedere gli antigluoni? Qualcuno ha parlato mai di antigluone? Sì, raramente qualcuno dice, ma se esistono gli antigluoni noi non li vediamo mai, manco vediamo i gluoni, figurati gli antigluoni. I gluoni noi li abbiamo immaginati, e poi vi dico dove e perché c'è bisogno di immaginarsi una cosa che realmente esiste, perché c'è la possibilità di collegare le tre pallette alle 3 antipallette. Andiamo per punti. Se un gluone e un antigluone che non si vedono, che non hanno carica, si collegano con questa palletta qui, che è sostanzialmente la palletta centrale, che è bianco, nero-giallo, che cosa vuol dire nero-giallo? Vuol dire una coppia fotone-antifotone, perché ora ci rendiamo conto che i fotoni da soli non esistono. Esistono solo in coppia fotone antifotone e te vedi solo quello dei 2 che ti appare come fotone, perché l'altro, c'è scritto nei lavori di fisica quantistica, ha una elicità tale da non interagire con la materia. L'antifotone interagisce solo con l'antimateria, con la materia no. Questo vuol dire che il fotone interagisce con te ora sì, ora no, ora sì, ora no, perché quando è no te sei materia, quindi lui non lo vedi. Quando torna a essere fotone interagisci, però cosa si vede? Che è tanta veloce la interconversione che te ti sembra di vedere sempre una lampadina accesa. In realtà c'è un istante in cui c'è un segnale che te non vedi.
ma per un noto teorema si scopre che tu questo non lo puoi vedere. E qui c'è un problema coscienziale, perché tutto questo ha una spiegazione coscienziale. Perché io l'antifotone non lo vedo? Perché io, che sono il creatore dell'universo, mi sono messo nelle condizioni di non vederne metà? È una domanda che mi devo fare. Perché mi do le martellate sulle palle da solo? No? Allora, essere fatti di antimateria. Perché c'è un problema. Noi siamo qui per studiare, per vivere, per comprendere la dualità. Quindi noi non possiamo vedere con i nostri occhi e con i nostri sensori tutto contemporaneamente, perché se no non potremmo fare l'esperienza della separazione. Che significato acquisisce l'indeterminazione di Heisenberg? L'indeterminazione di Heisenberg è puramente corretta. Ma cosa vuol dire? Si può descrivere l'indeterminazione di Heisenberg in almeno 10 modi diversi, pensate. Io vi dico un modo solo che vale per tutti. L'indeterminazione di Heisenberg è una misura fatta di qualcosa che appartiene allo spazio-tempo, moltiplicato per qualcosa che appartiene all'asse dell'energia. Insieme, nello stesso istante, non si possono fare. Perché? Perché il mio cervello è un lettore di ologrammi, è una macchina che fa un processo, come abbiamo visto ieri, di trasformata di Fourier sulla realtà. Il problema è che è una macchina sola, quindi mentre sta facendo la trasformata di Fourier nello spazio-tempo, subito dopo farà quella sull'asse dell'energia, ma insieme non le può fare. E siamo stati creati così perché è necessario che noi si capisca che ci sono due cose separate, perché noi siamo qui per studiare la dualità, perché altrimenti non vedremo la dualità e non ne potremo fare esperienza. Questo è il profondo motivo del perché Heisenberg, che era determinista, marxista, lui studia questa cosa, la studia perché la vuole capire, muore ma non la capisce, ma la mette, estroiettandola fuori di sé, nelle sue ricerche, che ancora oggi solamente alcuni hanno capito che l'indeterminazione è un simbolismo che invece ti fa capire che poi l'indeterminazione a livello coscienziale non c'è, e questo prende il nome di zero point energy. Perché lo zero point energy ti dice che in quel punto dell'universo dove non c'è niente, cioè non c'è niente perché non c'è niente o perché c'è tutto e il contrario di tutto, vedete che la dualità è finta. Perché se ti dà lo stesso risultato, questo doppio approccio, vuol dire che te vedi l'universo o da destra o da sinistra e ti appare o tutto o il niente, uguale. Il problema è che se te in quel punto non vedi niente, perché ci sono fotoni e antifotoni che si ammazzano tra di loro, protoni e antiprotoni che si ammazzano tra di loro, te sai che in quel punto lì l'energia è zero. E sai anche che alle 10 di mattina hai fatto quella misura. Quindi l'indeterminazione di Heisenberg va a farsi fottere. Quindi nello zero point energy non c'è l'indeterminazione di Heisenberg, perché lo zero point energy prende in considerazione la realtà reale, in comparison with la realtà virtuale, te le fa vedere tutte e due insieme. Questo è l'aspetto coscienziale che c'è dietro questa cosa. Allora, se si mettono insieme questi due pezzi, te praticamente vedi solo un fotone qui, nella camera a bolle, questi pezzi ti danno un quark, che è la parte di sopra, e un antiquark, che è la parte di sotto. Vedi che c'è sempre un piano di simmetria. Il quark e l'antiquark, come diceva il buon Feynman, si sbattono tra di loro, non c'è nessun bosone di Higgs. Quello che succede è che si formano due leptoni, che sono questi due leptoni, più un fotone e un antifotone. Quindi, e ovviamente, il fotone e l'antifotone tornano a dare il fotone virtuale, che è la palletta mezza nera e mezza gialla. Quello che succede sostanzialmente è che poi i due leptoni si aprono
si rompono e si formano per ognuno dei due un fotone e un antifotone. Che cosa succede nella camera a bolle? Che quando loro dicono abbiamo creato i pezzettini da cui viene fuori un bosone di Higgs, loro vedono solo tre fotoni, ed infatti sono tre i fotoni che si devono vedere. Ma il fatto che loro vedano tre fotoni e che abbiano detto che questi tre fotoni dipendono dalla rottura di una cosa più strana che chiamano bosone di Higgs non è vero, perché in realtà questo è uno dei motivi per cui si può descrivere la fuoriuscita di tre fotoni, ma perché gli antifotoni, tre, che ci sono anche quelli, loro non li vedono, perché nell'istante in cui compare l'antifotone, l'antifotone va indietro nel tempo e te non lo puoi vedere. Scusi, ma nella prima parte c'è il gluone con l'antigluone. Sì. Cioè, si presuppone che ci sia un urto a tre, cioè mettiamo sempre il gluone con l'antigluone. No, non ce l'ho scritto apposta. Ah. Potrebbe essere un primo urto e un secondo urto, cioè possono essere più step. E io non sapendolo non ce l'ho scritto. Oh, okay. Non mi sono sputtanato. Perché in realtà non lo può sapere nessuno, perché ci sono pezzi che non si vedono. Ah, ok, quindi il gluone volendo si attacca con quella parte di Evideon, certo. Poi si attacca tutto, cioè certo. Fanno 5 pezzi per poi... Certo, e noi ci dobbiamo chiedere, già che ci siamo, perché i quark non possono esistere isolati? Cioè i quark al massimo vanno in coppia formando un mesone, questo sarebbe un mesone poi, mesone è fatto di un quark e di un antiquark. Perché non esiste un quark libero da solo? Lo vedi che non rispetta il piano di simmetria, che c'hai due fotoni e un antifotone. Così l'antiquark lo stesso. Sei obbligato ad avere due quark appiccicati insieme, se no sei fottuto. La fisica normale non lo sa perché un quark non può stare da solo. Dice, non abbiamo mai trovati, che strano. Come che strano? Ci sono le leggi della simmetria che te lo vietano. E una di queste leggi della simmetria, vediamo se trovo il eccolo qua, guarda questo. Allora, i quark non possono stare da soli. Nel nucleo degli elementi ci sono i protoni e ci sono i neutroni. Protoni e neutroni, ciascuno di questi è fatto di tre quark. Quindi qualche volta si sono sbagliati. Perché? Perché sono di un numero dispari i quark, si scopre nei protoni e nei neutroni. Come mai? Che succede? Due quark up e un quark down, come li chiamano, no? Oppure un quark sapore e due quark odore. E poi a un certo punto un quark colore di un certo tipo e un quark di un anticolore di un altro tipo. Ecco che gli serviva per descrivere 12 tipologie, 6 più 6, di quark e di antiquark, gli serviva anche un certo numero di colori, 6 che avrebbero descritto i quark e altri che avrebbero descritto gli antiquark, a secondo dell'accoppiamento delle varie cose. Per questo è venuto fuori la quantistica cromodinamica, perché gli serviva un fiocchettino colorato da attaccare ai quark e agli antiquark, perché sennò questi gli si vedeva che erano diversi. Ma come li chiami? Giovanni, Giuseppe, Francesco? E loro hanno detto chiamiamoli colore, chiamiamolo verde, chiamiamolo up, chiamiamolo down, chiamiamolo sapore, però gli ci voleva anche un colore. Ecco. E il colore cos'è? È l'immagine di una simmetria. Allora, noi abbiamo un protone che è fatto di due up, faccio per dire, e un down. Allora, guardate, in questa... Che non è possibile, perché sono tre, ok? Esiste anche un tetraquark, esiste un pentaquark, e dopo possiamo vederlo che esiste perché ci sono le possibilità. Quindi tutto ciò che è stato descritto dalla fisica normale è riproducibile con le palline colorate in 5 secondi. Allora, prendiamo un quark. Il quark è, vedete, l'ho messo a cubetti. Un cubetto giallo è il fotone, il cubetto nero è l'antifotone. Il quark è fatto da due fotoni e un antifotone di mezzo. Questo richiama la idea che gli antichi indiani e che gli antichi cinesi avevano della realtà.
Yin e Yang. Yin è qualcosa di bianco con una pallina nera dentro. Yang è qualcosa di nero con una pallina bianca. È esattamente la struttura dei quark. Sarà stato un caso? È improbabile, perché se noi siamo i creatori dell'universo, quando dobbiamo creare l'idea di questo e di quello, della materia e dell'antimateria, di Yin e Yang, del maschile e del femminile, della dualità, riproduciamo esattamente le cose come devono essere, inconsapevolmente, perché noi i quark non sappiamo cosa cazzo sono, però i colori sì, e allora col bianco e col nero ecco che è venuto fuori quel simbolismo lì. Mentre i gluone, che sono due fotoni appiccicati insieme, io l'ho rappresentati come un rettangolone, così, un parallelepipedone, benissimo. Allora, i tre quark che sono in verticale, vedete che insieme non ci possono stare, perché gli manca la simmetria, il numero cioè di antiquark, che il numero dei quark è 6, mi piace, ma gli antiquark sono 3, non mi piace. Come si potrebbe fare per stabilizzare quindi il protone? Bisognerebbe che i protoni fossero due, allora i fotoni sarebbero 12, ma gli antifotoni sarebbero 6. Come cavolo si fa? Si fa con dei gluoni. Si prende questo gluone qua e fate finta che questo gluone sia in relazione alla palletta, al quadrato blu, sì, come si dice, nero, che c'è da una parte e dall'altra. Vedete, questo e questo, questi due, si agganciano insieme attraverso un gluone che per un istante si apre ed è collegato a un antifotone da una parte e a un antifotone dall'altra. Questo lo possono fare gli altri due gluoni. Perché in fisica si dice che ci sono tre gluoni che stanno dentro un protone. Gluon vuol dire colla. Sono collanti che permettono ai tre quark di stare insieme. Così è come se fisicamente avessimo moltiplicato per due la struttura dei tre quark. Perché una è una struttura verticale di partenza e l'altra è una struttura orizzontale in cui sostanzialmente ci sono tre quark a 90 gradi. In quel contesto, in un istante molto veloce, in una figura di interferenza molto veloce, io ho un piano di simmetria anche sul che la parità, cioè la quantità di materia che c'è, sia di materia che di antimateria, che sostanzialmente è uguale. Che meraviglia! Cioè, ora noi abbiamo capito cose che i fisici non sanno, semplicemente perché siamo riusciti a costruire un modello di fotone, abbiamo disegnato il fotone. Perché il fotone è otticamente attivo? Avete visto, ieri ho mostrato un articolo in cui si dice che il fotone e l'antifotone non sono simmetrici. Perché? Come si fa a sapere? Vi dirò che noi lo abbiamo sempre saputo, come il chiodo nel muro, ma non lo abbiamo mai visto. È una cosa che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, tutti, ma non lo abbiamo mai visto. Vi ricordate prima che vi ho detto che ci sono i composti, gli aminoacidi otticamente attivi, quelli che girano il piano della luce polarizzata e quelli che girano il piano della luce polarizzata a destra e a sinistra, a secondo che abbiano una struttura levogira o destrogira, come lo zucchero. Il glucosio è D, ma c'è anche un glucosio L. Noi riconosciamo il glucosio D, lo mangiamo e viviamo bene. Il glucosio L lo mangiamo e lo ricacchiamo pari pari, perché non abbiamo l'enzima che lo trasformi in alcol etilico e CO2. Quindi non ci dà benzina, non ci dà energia. Bene, come ha fatto l'uomo a evolversi? L'uomo ha mangiato le cose che erano dolci e gli piacevano. Quelli che hanno mangiato le cose salate, perché l'altro zucchero è salato o amaro, quindi non è vero che tutti gli zuccheri sono zuccherati, sono morti, perché hanno mangiato cose che non li hanno nutriti. E quindi sostanzialmente l'evoluzione si basa su una specie che da sola all'uomo primitivo, per puro culo, gli piaceva lo zucchero e ha mangiato quello giusto. Perché sennò saremmo morti. Questo ha a che fare con l'evoluzione della specie. Queste cose bisognerebbe insegnare ai bambini piccoli, no? Ora,
Noi lo sappiamo perché, vi devo dire questo, una cosa che è funzionale per la chimica, la stereochimica, cioè la chimica dei composti otticamente attivi. Noi ci abbiamo due di queste molecole, una che gira il piano della luce polarizzata a destra e l'altra che gira il piano della luce polarizzata a sinistra. In realtà gira tutti i piani della luce, anche quella non polarizzata, ma se io non uso la luce polarizzata non mi accorgo di niente, perché su un piano io posso vedere questo piano come si è piegato. Se io ho infiniti piani, cioè la luce normale, tutti si piegano di una certa quantità, ruotano e io non vedo una mazza. Per quello si dice il piano della luce polarizzata, non perché è solo la luce polarizzata che viene piegata, ma se non uso la luce polarizzata non mi accorgo di nulla. Vi rendete conto come questa sottigliezza sui libri di chimica fa capire tutto il contrario della realtà? Ultimamente, l'articolo di 3 giorni fa, scienziati americani hanno costruito un microscopio velocissimo che è in grado di vedere il movimento degli elettroni. Come il movimento degli elettroni? Non sapevo vedere il movimento degli elettroni. Vai a vedere, c'è scritto, non c'è scritto il movimento degli elettroni, c'è scritto electron moving, che non è il movimento degli elettroni, è come si muovono gli elettroni, che non è il movimento degli elettroni. Ecco che il giornalista scientifico sulle scienze spara l'ennesima cazzata. È normale. Va bene? Questo lo dico perché di questi esempi io ce l'ho tutto, mi metta a ride. Capito? Ecco. Allora, noi usiamo la luce polarizzata. Si prende un polarimetro, che è un tubo, fai conto, di vetro, trasparente, in cui butti dentro la tua soluzione di acqua e glucosio, va bene? E ci fai passare un raggio di luce dentro. Normale, un raggio di luce normale. Dall'altra parte, che passa attraverso una lente dei tuoi occhiali polarizzati. Sai che come giri la lente polarizza, cioè tutti i campi elettromagnetici su cui i fotoni girano, li ammazza, ne fa passare solo uno, quindi tu vedi solamente questa luce qui. Dall'altra parte, col tuo occhio, c'è un'altra lente che la giri in modo da far passare solamente quel piano lì. Quindi giri di un certo angolo, puoi misurare che l'angolo di entrata, passando attraverso la soluzione di glucosio, il glucosio ha girato questo piano di luce e te di fuori te lo trovi girato di 16 gradi. Il glucosio D gira il piano della luce a 16 gradi, il glucosio L di meno 16 gradi. I fotoni hanno interagito con una sostanza otticamente attiva. Ora dovete capire che per interagire con una sostanza otticamente attiva bisogna creare una interazione che si chiama diastereoisomerica, cioè te devi essere anche te otticamente attivo, perché se non sei otticamente attivo, l'interazione del fotone che può interagire girando o a destra o girando a sinistra ha la stessa energia. Quindi, da un punto di vista statistico, gli elettroni alla fine non girano il piano della luce polarizzata, perché si gira mezza a destra e mezza a sinistra, quindi alla fine te vedrai che non c'è nessun giramento, se non quello di coglioni. Invece, il piano della luce polarizzata gira. Questo vuol dire una cosa, che tu ci hai messo dentro una sostanza otticamente attiva, cioè a cui manca un piano di simmetria. Il fotone, per interagire con quello stronzo, deve essere anche lui mancante di un piano di simmetria, perché sennò non c'è interazione. Queste sono misure che si fanno tutti i giorni in tutti i laboratori e nessuno ha mai pensato di pensare che il fotone era otticamente attivo. Ma è follia! Vera follia, tanto è vero che è proprio il chimico che ti dice solo se anche il fotone è otticamente attivo, allora l'interagire del fotone otticamente attivo a destra ha una sua probabilità che non è uguale alla probabilità di girare il piano di luce a sinistra. Il fotone fa quella delle due cose che costa meno a livello di energia e quindi esiste solo una possibilità di spiegare nell'universo questo effetto che noi vediamo tutti i giorni sotto casa. Il fotone non ha un piano di simmetria e quindi è così o pomì, e c'è poco da fare. Vediamo se i nostri fotoni, la nostra materia così architettata,
fa quello che deve fare. E noi cosa scopriamo? Scopriamo negli urti tra bosoni, fotoni, quark, otteniamo con questo giochino lo stesso numero di pallette colorate, ben chiare, che si ottiene al Large Hadron Collider tutte le volte che lo accendi. Però tutte le volte che accendi il Large Hadron Collider, a parte i quintali, gli ettolitri di idrogeno, di aria liquida che devi utilizzare per raffreddare a meno 170, a meno 190 gradi tutto il chilometraggio dei chilometri di questo tubone gigantesco, che sai quanto costa l'aria liquida. Ma a parte questo, costa il tutto 27 milioni di dollari tutte le volte che accendi il Large Hadron Collider. Io lo faccio in un secondo a un bambino elementare gratis, ottenendo gli stessi risultati. Vuoi vedere che questo modello ha una possibilità di essere vero? Tanto è vero che nessuno è stato in grado di ripetere l'idea della presenza del bosone di Higgs. Perché quando lo scienziato dice abbiamo fatto il bosone di Higgs, non dice questo. Lo scienziato dice there are strong evidences for the existence of bosone, Higgs boson. C'è una buona ipotesi che il bosone di Higgs esista. No, l'abbiamo preso in mano per il collo il bosone di Higgs, che non si vede. Ah, benissimo. Allora, guardiamo che succede. Per esempio, noi ci abbiamo una cosa che si chiama, come avete visto, il muone. Il muone è la somma di due bosoni. Un bosone e un antibosone, va bene? C'è quindi un muone e un antimuone che avranno scambiato l'antiquark. Uno è un quark e è un antiquark, l'altro è un antiquark e un quark. Bene, quindi se io li scrivo in un cerchio, perché li metto insieme, è una forma di scrittura, non vuole essere altro, con A per esempio metto i fotoni e B gli antifotoni, con i segni più e meno che sono convenzionali, il fotone è più, l'antifotone è meno, vedi che c'è A, B, A, B, A, B, cioè sono sei le unità fotoniche e antifotoniche che in due quark che fanno il mesone si mettono insieme come se fosse un anellino. E sotto c'è l'immagine speculare dove c'era più meno, c'è meno più, meno più, meno più. E questi sono i due pioni, chiamiamoli, che sono i due muoni. Cosa si vede? Che questi due, dopo un po', si rompono le palle di stare insieme e si smembrano in pezzi. E andiamo a vedere questi pezzi. Questi pezzi sono dei particolari pezzi, che sono tutti pezzi chiari, molto chiari. Il problema del fisico è che i due muoni, i due pioni che sono uno l'immagine speculare dell'altro e che quindi hanno lo stesso tipo di energia, dovrebbero dare gli stessi sottoprodotti, prodotti da una parte, antiprodotti dall'altra, con la stessa probabilità. Invece no. Uno si toglie dalle palle subito il suo concorrente, si rompe velocemente, l'altro si rompe dopo. Cioè c'è una diversità nella simmetria temporale. Che cosa vuol dire questo? È come se te decidessi di guardarti allo specchio e mentre guardi allo specchio dici guarda, ora per un attimo vado in bagno, aspetta un attimo, vado in bagno. Te vai in bagno e la tua immagine speculare va in bagno dopo. Vuol dire questo. Capisci che non è possibile. E i fisici, la simmetria CPT non è rispettata. Quindi vuol dire che non è obbligatorio rispettarla. Ma allora mi pigli per il culo. La simmetria CPT, se tu non la rispetti, va a puttane il secondo principio della termodinamica. Si apre l'universo in due. Cioè, cerchiamo di capire, con il nostro trucchetto, cosa succede? Succede che i due oggetti iniziali si rompono, guardate, si rompono, e si rompono in oggetti che hanno un fotone e un antifotone. Quindi si rompono in leptoni. E quindi il primo si romperà in un muone, mu, vedi, il secondo pezzo è un elettrone, e ci sono due muoni e un elettrone, e di sotto, fai conto, un elettrone e due antimuoni. Li ho raggruppati insieme.
E vedete che la striscia che ho fatto è il taglio. Il taglio può essere fatto o a destra o a sinistra. Ma girando la levetta a destra o a sinistra come un interruttore, io creo una dissimetria, che va benissimo perché giustamente questa dissimetria è speculare con quello di sotto. Se quello di sopra l'ho fatto tagliare a destra, quello di sotto lo faccio tagliare a sinistra. Già, ma dopo quello che succede è che non si creano le immagini speculari esatte di quello di sopra, ma due muoni di tipo diverso. Quindi i percorsi sono diastereo isomerici, cioè hanno due energie differenti e quindi uno è più probabile dell'altro e quindi uno è più veloce dell'altro. Ecco, abbiamo in un colpo solo sistemato il problema dei muoni tau e pi greco che la fisica quantistica non sa risolvere. E questa è una cosa che deve far pensare. Cosa succede quando due fotoni si incontrano insieme? Te c'hai due raggi laser, li metti insieme, non succede una mazza. I due raggi laser non si cagano, questo è un termine scientifico, minimamente. È giusto, perché? Perché i fotoni non hanno massa, quindi non essendo massa ma essendo onde non si picchiano tra di loro come le palline. Ed essendo onde ma non avendo massa, le onde non si sovrappongono tra di loro. Ma come non si sovrappongono tra di loro? Ma se mi dici che esistono le figure di interferenza, allora quando ti conviene esistono le figure di interferenza, quando non ti conviene no? Poi succede una cosa, aumentiamo l'energia dei raggi laser, facciamo raggi laser X, cioè raggi laser potentissimi, fotoni X. Succede una cosa strana, che dall'urto, dicono loro, di due fotoni vengono fuori un elettrone e un antielettrone, cioè un positrone. Perché? Per forza, perché la carica era prima zero, non si può creare carica, quindi se è venuto fuori un elettrone devo andare a cercare un antielettrone. E in effetti cosa si vede? Viene fuori un elettrone e un antielettrone. Ma perché? Visto che i fotoni non hanno massa. Ma ne ho aumentato l'energia. E chi se ne frega se la massa non ce l'hanno? Che cosa succede aumentando l'energia? Aumentando l'energia succede che i fotoni hanno la capacità di, con quella energia lì, cioè l'asse dell'energia elongato al massimo, statisticamente, quando si incontrano tutti e due in fase, agganciarsi insieme. E se si agganciano insieme un fotone e un antifotone, ta-ta, ecco che esce fuori l'elettrone. Ma se si aggancia un fotone e un antifotone, per simmetria si deve agganciare anche un antifotone con un fotone ed esce il positrone. Ecco perché tra due fotoni, in realtà che sono quattro oggetti, due fotoni e due antifotoni, ma te non li vedi, te vedi solo i due fotoni, si forma un elettrone e un antielettrone, perché se no non potrebbe essere così. Ed ecco che si scopre che sono due le particelle che si formano da questo urto, non una sola, perché devono essere due per forza, perché ci deve essere anche l'antiparte. E l'antiparte da dove cazzo viene se non ci sono gli antifotoni? Oh, benissimo. Scusami, nella slide prima, l'antielettrone, quello in basso, o è sempre un elettrone? Cioè un positrone, quello in basso? Se non ricordo mai, sono due elettroni. Ah, ok, quindi questa è la dissimetria del sistema. Sì, se non ricordo male, Cosa succede quando io prendo due elettroni e li sbatto insieme? Sapete che vengono fuori due fotoni? Porca puttana! E vengono fuori anche due antifotoni che però tu non vedi. Ecco come si spiegano gli urti. Gli urti tra due quark, per esempio, gli urti tra un mesone e un elettrone, tutto fa le stesse cose che sono prevedibilissime con questo modello, con questa modellazione qui. Quindi a questo punto si crea la luce si può creare dal rumore e il rumore si può creare
dalla luce e viceversa, no? Per quale motivo? Ora ci arriviamo. Se vi faccio vedere, questa vi voglio far vedere. Questo è un lavoro di un signore che si chiama Weinberg, credo che abbia preso anche il premio Nobel questo qui. Dunque, lui cosa fa? Lui prende due fotoni e li fa partire velocemente, via, e arrivano tutti e due alla velocità della luce a suonare la campanella in fondo. Nessuno dei due è arrivato prima, perché tutti e due sono partiti nello stesso istante. L'esperimentatore, che è sempre uno stronzetto e che si diverte a fare incazzare i fotoni, prende a un certo punto uno specchio e in uno dei due percorsi, nel percorso questo, vedete, ci mette una sbarra, una barriera, uno specchio, così che il fotone si possa bloccare. Nell'altro invece lo specchio non c'è. Partono i due fotoni, arrivano, il fotone che non ha problemi arriva nel suo tempo alla velocità della luce da Roma a Torino. L'altro fotone sbatte contro lo specchio e torna indietro. Però c'è un problema. Perché lo specchio non ha la capacità riflettente del 100%, ha la capacità riflettente del 99%. Questo fa dire a chi ha fatto l'esperimento che la probabilità che su 100 fotoni uno passi esiste. Andiamo a vedere quel fotone su 100 che passa. A lui che cosa gli succede? E si scopre che supera la velocità della luce di 0,25 volte, cioè arriva prima di quello che non ha ostacoli. Lì la prima idea di Weinberg fu di prendere una pistola e di spararsi nelle palle e di farci due caramelle col buco. Poi, siccome lui probabilmente era il riferi di se stesso, perché in questo lavoro c'è scritta una cazzata che ora vi dirò, si è dovuto inventare una soluzione e ha detto, vedete queste gaussiane, queste due gaussiane, sono la probabilità che il fotone cammini. Qui c'è una gaussiana di un certo tipo, grande, quando si arriva in fondo la gaussiana è piccola, perché in confronto della gaussiana grande, perché lì tutto di sopra il 100% di tutta l'informazione fotonica è arrivata, 100 fotoni sono arrivati tutti, di sotto ne è arrivato uno solo, quindi c'ha una gaussiana più piccola, dice Weinberg. Quindi la gaussiana più piccola ti dà l'idea che il fotone 1 su 100 arrivi prima, perché il centro della gaussiana, che rappresenta il massimo di probabilità di arrivare, arriva prima del centro della gaussiana più grande, che essendo più grande arriva dopo. Cioè, questo se l'è sognata di notte. Ma perché non è così? Non è così perché Weinberg fa un errore di questo tipo. Quando il fotone sbatte sullo specchio, in quell'istante il fotone, che è un'onda, ammazza il suo pacchetto d'onda, e non è possibile che il 99% dei fotoni siano tornati indietro, il 99% della equazione d'onda sia tornata indietro sotto forma di proiettile e 1% non sia proiettile ma sia in realtà ancora onda. Quando si ammazza il pacchetto d'onda di un fotone, si ammazza tutto. Non è che il 99% di fotone è onda e l'1% di fotone è particella. Questo c'è scritto in questo lavoro, che è una cagata allucinante. Non è possibile. Ma allora che cosa cavolo sta succedendo? Semplice. Quando i fotoni, che sono anche antifotoni, pulsano e vanno avanti così, c'è una probabilità bassa per quanto vuoi che un antifotone interagisca con la materia. C'è la probabilità che, come dice un lavoro scientifico di un altro tipo pubblicato in letteratura, bassa probabilità. In quell'istante l'antifotone che è passato, essendo per un istante tornato indietro nel tempo, è come se fosse partito prima. Ed è per questo che ti dà l'idea di aver superato la velocità della luce. Non perché ha superato la velocità della luce, ma perché è andato indietro nel tempo. Come, guarda caso, 30 anni dopo, perché questo è un esperimento che è stato fatto 30 anni fa,
nel 2022, ieri nel 2020 mi ho fatto vedere come quello, quei due tizi avevano fatto un esperimento facendo vedere che i fotoni tornano indietro e danno le figure di interferenza tornando indietro. E l'unico fotone che torna indietro per la fisica quantistica è l'antifotone, tra le altre cose. Qui c'è un problema che è legato alla guarigione. Come mai la luce guarisce? Come mai ci sono delle situazioni in cui la luce fa delle cose strane? E questa luce che guarisce è sempre una luce fotonica a bassa intensità, cioè sono fotoni infrarossi. Io in un lavoro l'ho scritto, guardate, il fotone infrarosso, che differenza c'è tra un fotone infrarosso e un fotone bianco? Il fotone infrarosso c'ha un antifotone lento, il fotone bianco è velocissimo. Questo vuol dire che nel cambiamento di altezza dell'asse dell'energia, il fotone rosso ha più probabilità di essere intercettato come antifotone, cosa che invece col fotone bianco non è possibile. E allora che cosa succede? Succede che quando te imponi le mani e guarisci, gli studi scientifici fatti mostrano che il posto in cui i fotoni bio rossi escono è il palmo e il dorso delle mani, il posto più con energia più alta. In quei fotoni ci sono un po' di antifotoni che colpiscono la cellula cancerogena e la fanno tornare indietro nel tempo. Dopodiché il soggetto guarisce, non ha capito perché guarisce, si riammala di un'altra malattia e ricreperà perché non ha capito niente della consapevolezza di sé. Bien sûr. Noi abbiamo una creatura vivente su questo pianeta che è immortale e che è una medusa. Una medusetta è piccola così, nell'Atlantico. Questa medusa ha una capacità, è una medusa luminosa perché sta nel fondo del mare dove non c'è luce. Questa medusa luminosa, quando raggiunge la maturità, ringiovanisce e torna indietro nel tempo. Perché? Perché emette biofotoni infrarossi. Torna indietro nel tempo. Tornare indietro nel tempo vuol dire una cosa fondamentale. Fondamentale. Vuol dire che l'entropia diminuisce. Perché dall'altra parte ci sono gli antifotoni che fanno la cosa opposta a quella cosa che succede da questa parte dell'universo. L'entropia diminuisce, cioè se te sei un premio Nobel, torni cretino. Questo è quello che succede, quindi non è la consapevolezza che ti salverà, perché te poi alla fine morirai lo stesso. La famosa piastra del dottor Orrico. Dottor Orrico prendeva questa piastra di plastica, la strofinava con un panno e te la metteva addosso. La plastica si caricava per un effetto di elettroni di superficie che si staccano, e gli elettroni di superficie a bassa energia emettevano biofotoni nell'infrarosso, ed ecco che si avevano fenomeni di guarigione. Questo è quello che succede. Quando nelle cronache americane, quando si parlava degli alieni buoni che hanno preso l'addotto, che essendo una mucca da mungere non deve morire, e arriva il piccoletto e gli pone, lo guarisce con una luce colorata rossa, no? E lui il giorno dopo il tumore non ce l'ha più. Questa cosa io la collego alle cose che stiamo dicendo oggi, anche se nessuno qui se la ricorda, ma io cerco di fare proprio questo trade union di collegamenti tra diverse cose che messi tutti quanti insieme hanno un significato preciso. Perché l'antifotone torna indietro nel tempo. Quando l'amico di Majorana, cioè Pelizza, parla con una persona che poi faceva tramite con me, e io dico: guarda che Pelizza, nel modello della macchina di Majorana c'è la costruzione degli antifotoni. Io l'ho visto che qui vengono fuori dell'antimateria. Lui va da Pelizza e gli racconta questo fatto. Al ritorno il mio amico
mi dice: guarda che Pellizza ha detto che vuol parlare con te perché te sei l'unico che ha capito come funziona la macchina. E io gli dico: io con Pellizza non ci voglio parlare, perché per parlare con il lusso di una persona non c'ho tempo. E non ci ho più parlato con Pellizza, ma Pellizza, che faceva talmente il furbo, e il suo avvocato, che gli faceva talmente il furbo, questa cosa la sanno perfettamente. Solo che non hanno la consapevolezza e la coscienza di capire che cosa cazzo sia un antifotone, e quindi vogliono sapere da me come funziona la macchina, perché l'alieno che ha Pellizza dentro, che aveva Pellizza dentro e che gli diceva come costruire la macchina, non lo sapeva nemmeno lui come funziona questa roba, e ha bisogno di me che gli dico a lui come funziona. Sto cazzo, me lo tengo per me. Ecco, poi Pellizza è morto, ma quella storia non è finita. Quella storia non è finita. Però infrarosso significa energia bassa? Energia bassa, calore alto. Energia cinetica bassa. Allora, qui mi avete dato lo spunto per un'altra cosa. Allora, scusate. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ecco. E lo spunto ve lo grazie, arrivederci, ciao, buona serata, ciao, buona serata. Allora, il mondo delle videon è fatto in questo modo, avete visto, con dei numeri, delle lunghezze, delle cose precise. Questo che è il fotone è anche la rappresentazione dell'universo. Mentre il fotone è una rotellina che gira miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di volte, l'universo è una rotellona che nel frattempo si fa un unico giro, uno solo. Quindi il tempo è circolare, ma Sant'Agostino aveva ragione dicendo: non si ripeterà tutto, ma nel piccolo sì. Allora, questo cosa vuol dire? Che l'universo è come un palloncino spazio-temporale che si gonfia nel tempo. E questo... Pensa che sì, ce la possiamo fare quando vuoi tu una pausa. Ah sì, sì, ora facciamo una pausa. Finisco un concetto e facciamo una pausa. Questo è quello che succede. Quindi il fatto che l'universo da noi, visto dentro di noi, abbia una certa età, si può intravedere dalla misura della costante di struttura fine dell'universo, che è un numero che i fisici sanno che esiste, ma non sanno perché è fatto così. Non lo sa nessuno. Il famoso 137. Bene, che noi ritroviamo anche nella struttura della piramide di Khafre, tra le altre cose. Benissimo, ma di questo ne parleremo in un'altra occasione. All'inizio dell'universo, questo numero era un numero diverso, era qualche secondo dopo l'universo, era 127, pensate. E questo ha a che fare con un triangolo che noi avevamo studiato, e che è un triangolo che vi faccio vedere qui, poi ve lo disegnerò in modo più corretto, così. Questo è un triangolo, se vi faccio però, ecco, il disegno, 1, 2, 3. È un triangolo rettangolo, no? In questo triangolo rettangolo fate conto che questo lato è 137.035999, 0, insomma, però chiamiamolo 137 per bellezza. Questo è 300, questo, quindi è sostanzialmente la velocità della luce, e questo è il famoso 432, in realtà 431.8588, per l'inverso della sezione aurea. Questo angolo qui è 10 volte il numero di pi greco moltiplicato per 2, cioè 20 volte pi greco, e questo numero qui lo stesso è 20 volte e. Quindi in un solo triangolo ci sono tutte le informazioni dell'universo, perché la costante della velocità della luce, il 431, sono tutte velocità ma espresse in modo diverso. Ecco, questo triangolo qui lo dobbiamo mettere nel nostro universo. Questo è questo triangolo, no? Lo vedete? Bene, lo dobbiamo mettere nelle videon, e mettendolo nelle videon, ora cerco di trovare
il giusto la giusta immagine, slide, che è questa qui. Vedete, il triangoletto è quello bianco, ma il triangoletto bianco è fatto con le misure della nostra matematica. Bisogna trasformare il triangoletto bianco nel triangolo vero per poterlo paragonare alle unità di questo universo. E qui ci renderemo conto, dopo la pausa, del perché stranamente i fotoni hanno energie differenti, perché hanno colori differenti, ma è impossibile che vadano allora tutti alla stessa velocità, che è la velocità della luce. Come lo spieghiamo? Ecco, lo spieghiamo con questo. Ma lo vediamo dopo. Andate a fare più tutto.